11 marzo 1977. Nel corso di durissimi scontri fra studenti e carabinieri, a Bologna, viene ucciso il militante di Lotta Continua Francesco Lorusso. Al diffondersi della notizia, Bologna si trasforma in un campo di battaglia. Il carabiniere Massimo Tramontani, che ha esploso vari colpi per allontanare i dimostranti durante le cariche, viene accusato dell'omicidio e successivamente prosciolto. Sta nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato. Bologna, 11 marzo 77. Muore durante gli scontri tra studenti e polizia Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua. I disordini proseguono tutta la notte e il giorno dopo. Radio Alice, una emittente dell'ultrasinistra, manda in onda le telefonate dei militanti che da vari punti della città riferiscono sullo svolgersi degli incidenti. Compagni, per favore, che ci sentono, che si mettono immediatamente in comunicazione con gli avvocati. La polizia interviene, entra nella sede della radio e interrompe le trasmissioni. Nasce nel paese una polemica durissima. In Solera e gli altri del collettivo giuridico di difesa. Ecco qui Beethoven, se vi va bene, bene, se no, segue. Dopo più di un anno di vita senza problemi, è la prima volta che una radio locale crea un caso nazionale. Non è in ballo solo l'obiettività dell'informazione, ma la condizione giovanile e i rapporti con il potere. È ancora un gioco la radio libera? Dunque la polizia ha ricominciato a battere sulla porta, continua a urlare di aprire. Stai attento, stai giù. Stanno arrivando gli avvocati, aspettate 5 minuti e sono qui per strada. Gli unici commenti sono le aprite e cose di questo genere. Alice? Non so chi sia Alberto o comunque. Sento. No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta. Sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate. Ecco, stiamo strappando il microfono. Abbiamo le mani in alto. Per alcuni le telefonate dei cronisti improvvisati rientrano nel diritto all'informazione. Altri, più numerosi, sostengono che descrivere a caldo gli spostamenti della polizia e l'andamento della guerriglia significa istigare a delinquere. Il dibattito su Radio Alice dilaga anche all'estero. Nella sede di Via del Pratello 41 arrivano giornalisti ed equipe televisive straniere. Anche noi siamo andati a Radio Alice per sentire la testimonianza di quelli che hanno vissuto in prima persona questa vicenda. Ci aspettavano e per l'occasione avevano allestito una manifestazione messaggio per la RAI quando verrà. Ecco le immagini che abbiamo filmato. 11 marzo 1977. Quattro compagni entrano dentro un'assemblea di comunione e liberazione, vengono cacciati fuori e pestati. Immediatamente dall'università arrivano altri compagni che vanno a protestare contro l'assemblea di comunione e liberazione. La polizia interviene e un carabiniere spara freddamente alla schiena di Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua. Nel pomeriggio più di 7.000 compagni partono da Piazza Verdi e vanno in corteo contro la sede della Democrazia Cristiana. Qui cominciano gli scontri che per tutto il pomeriggio coinvolgono l'intera città. Alla sera all'università si tiene un'assemblea al Cinema Odeon, nel quartiere universitario ancora barricato. Il giorno dopo un corteo di studenti parte verso il comizio sindacale e gli viene rifiutata la parola dal palco. Ancora una volta gli assassini di Francesco Lorusso rimangono impuniti e nessuno può protestare contro questa morte. Nel pomeriggio 4.000 compagni all'università vengono caricati dalla polizia mentre si teneva un'assemblea. Anche qui fino a sera tardi gli scontri continuano. Radio Alice, la radio del movimento, alle ore 23.15 viene chiusa dai poliziotti con giubbetti antiproiettili e pistole che interrompono qualsiasi tipo di comunicazione sui fatti che stavano accadendo in giro per la città. Radio Alice aveva informato in tutti i giorni precedenti di quello che era capitato e aveva svolto lavoro di controinformazione sull'uccisione del compagno Francesco Lorusso.
La domenica la polizia mette in stato d'assedio la città. I carri armati intervengono all'interno della cittadella universitaria e continuano gli scontri e le cariche indiscriminate nei confronti di chiunque passi per il centro. Gli studenti sono costretti alla periferia e a fuggire continuamente dalle cariche e dalle aggressioni della polizia.